Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza, per la vostra attenzione. Oggi, dopo una serie di ospitate che abbiamo fatto, perché noi di Sud Chiama Nord siamo ormai il tribunale di ultima istanza per chiunque voglia, parliamo di movimenti politici che sono fuori dal Parlamento e che trovano in noi, diciamo, un interlocutore per poter entrare in questo palazzo, per poter entrare in questa sala stampa e avere gli stessi diritti che hanno tutti i movimenti politici. Noi ci siamo volentieri prestati a dare loro ospitalità e questo qualche volta ha creato anche qualche fraintendimento, no? Perché una volta eravamo con Alemanno, un'altra volta eravamo non si sa con l'estrema destra, con l'estrema sinistra. In realtà siamo consapevoli di quanto si debba, tra virgolette, soffrire, penare quando si rimane fuori dal portone principale. Noi abbiamo avuto la capacità, perché sempre ci vuole anche la fortuna, di esserci, ma non dimentichiamo l'importanza di dare voce a tutti. Oggi siamo qui per una cosa che ci riguarda molto direttamente e che è sostanzialmente l'organizzazione del partito che assume una rilevanza sempre più nazionale, un'organizzazione sempre più nazionale, non che non ce l'avesse già il 25 settembre, perché avendo presentato la lista alla Camera in pochissime regioni, avere raggiunto un risultato paragonabile a quello di noi moderati, dove c'erano un'infinità di parlamentari e sindaci di grandi città, non era cosa da poco, ma quello è stato un exploit determinato dalla improvvisa interruzione di quella legislatura e quindi senza la possibilità di organizzarsi sul territorio. Ora lo stiamo facendo, questo porterà, lo dirà meglio di me il nostro segretario Catino De Luca, a un momento nazionale di confronto nei prossimi mesi che trasformerà questo movimento, questo nostro partito, da un'organizzazione territoriale, con i vantaggi e gli svantaggi di un'organizzazione territoriale, a un partito nazionale. Vantaggi e svantaggi perché? Perché spesso noi ci troviamo, io mi trovo in quest'Aula a valutare le proposte, evidentemente non con un approccio tra virgolette ideologico, per cui noi quando si prende sul territorio, in Sicilia il 25%, in alcuni collegi come in quello di Messina, più del 30%, è ovvio che c'è dentro di tutto, no? C'è chi ha simpatie o un comune sentire con la destra, con la sinistra, col centro, eccetera. Quindi un partito di territorio ha un approccio diverso. Io infatti mi trovo a condividere molti approcci alla votazione, alle decisioni degli amici del Sud Tirol o piuttosto che della Valle d'Aosta. La trasformazione di un partito nazionale imporrà delle scelte su temi di grande rilevanza. Per esempio c'è in corso, sta per essere messa ai voti, al voto definitivo, la questione del salario minimo. E evidentemente c'è un approccio meno ideologico, ma è una scelta che chiaramente non riguarda un territorio, che non riguarda una regione. E sono quei passaggi, così come altre questioni sull'eutanasia, non sto qui a farla lunga. È chiaro che ci sono delle tematiche sulle quali nei prossimi mesi bisognerà prendere posizione per poi affrontare le elezioni europee con un programma che non sia soltanto di giuste rivendicazioni territoriali, cosa che peraltro in parte già è stata, ma che deve sempre di più caratterizzarsi anche sulla base del modo di pensarla su questi argomenti dei nostri iscritti che vanno continuamente crescendo e che poi saranno chiamati a esprimersi nelle varie assemblee provinciali, regionali e nazionali. Vi lascio la parola perché avrete sicuramente cose interessanti da presentare. Grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente il percorso di Sud Chiama Nord è un percorso di un movimento che per molti anni si è impegnato sul territorio e che grazie alla fatica di Catino De Luca e di tutte le persone che in questi anni lo hanno costruito, oggi può dire di essere un movimento nazionale. Quando si costruisce un movimento nazionale non si può che passare dalla costruzione territoriale.
Questo diciamo viene anche dalle esperienze politiche altre. Chi ha deciso nel corso della vita politica di non costruire sul territorio la rete, poi a un certo punto si è trovato senza nulla in mano o comunque scaricato. In questo la giornata di oggi è importante perché in questa costruzione cominciano a essere dei punti fondamentali di riferimento territoriali alcune persone che rappresentano il progetto e lo rappresentano per la propria identità civica, dall'esperienza civica di chi negli anni, nella sua vita, ha costruito nelle città, nei comuni, nelle regioni, qualcuno in Parlamento. L'esperienza dell'amministrare, della buona amministrazione, da lì nasce la volontà di unirsi a un movimento che appunto è nato con questa voglia e con questa competenza per poter dare un altro messaggio, che è il saper amministrare. E in questo percorso, in questo viaggio, abbiamo incontrato, posso dire, un collega, perché noi abbiamo camminato anche un po' insieme in questa aula di Parlamento per una legislatura, che è Francesco Zicchieri, che nella sua vita ha lavorato moltissimo sui territori e che, devo dire, abbiamo subito capito essere mosso dalla stessa voglia di aiutare la costruzione della buona politica. Che è sempre più complicata, perché poi quel che succede nel corso degli anni è che tu ti siedi qua e ti dimentichi non che il tuo territorio ha delle esigenze, ma che ti devi inventare come risolvere i loro problemi, perché non è banale. Di solito chi vive quest'aula, la maggior parte dei casi lo fa vedendosi passare delle cose, ed è difficile tornare sul territorio a inventarsi come con questa scatola, che è una scatola importante, costituzionalmente importante, superare e migliorare il paese in cui vivi, quello che ti ha scelto per andare a rappresentarlo. E in questo io personalmente sono molto contenta che Francesco continui a camminare sulla politica dell'amministrare, e per cui oggi questa conferenza è dedicata a lui e al percorso di crescita di Succhiama Nord per la sua il suo radicamento sul territorio italiano e per una volontà politica che è quella di essere un partito nazionale che ha delle cose da dire e delle esperienze da mettere in comune, come quella di Francesco Zicchieri, che ringrazio per essere qua oggi. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Laura per l'amicizia che abbiamo costruito in questi anni e per le parole che ha speso per me. Ringrazio l'onorevole che rappresenta Succhiama Nord, ma ringrazio soprattutto Cateno, perché nel primo approccio che ho avuto qualche giorno fa con lui mi ha fatto ritrovare le motivazioni, quelle motivazioni che onestamente avevo perso. Ringrazio anche i miei amici che, nonostante un anno di fermo, mi hanno seguito e oggi alcuni sono qui nei territori della provincia di Frosinone, di Latina, di Roma, di Viterbo, ma ce ne sono altri che per motivi di lavoro, come ben sapete, un giorno lavorativo, non sono qui, ma ci sono, ci stanno seguendo. Perché nasce quest'idea? Come ho detto, dopo l'esperienza da parlamentare, io sono uno che viene dal territorio, che mi piace avere il contatto con il territorio, con la gente, sentire ogni giorno di essere utile. E ho fatto un'esperienza ventennale nel mio comune, nella mia provincia, dove ho avuto la possibilità e l'onore di rappresentare e servire le istituzioni. E l'ho fatto a contatto quotidiano col territorio, e questo oggi è qualcosa che mi porto dentro. Poi, nell'esperienza parlamentare, devo dire che oltre l'onore di servire il paese più bello del mondo e il fatto di poter rappresentare qui i miei territori, in quei 4 anni e qualche mese, ho trovato ben poco di politica. Io sono uno che si lega molto a livello umano, perché mi piace prima il rapporto umano, perché poi rafforza anche la politica. E dico questo perché poi torno a Cateno. In questi anni ho avuto un po' di smarrimento. Sono stato tradito nella fiducia, nei valori, negli affetti, e questa cosa mi ha un po' portato ad allontanarmi dall'attività politica in prima persona. Quindi un anno e mezzo fa ho deciso di non ricandidarmi e di iniziare un altro percorso. Questo percorso lavorativo chiaramente mi sta dando grandi soddisfazioni, ma oggi
in questi ultimi tempi sentivo anche il bisogno, perché diversi amici mi chiedevano dai territori, ma che facciamo, che non facciamo, ci ricollochiamo, abbiamo voglia, e vedevo sempre più che manca il collante tra i partiti quelli un po' più forti, quelli di numeri alti a livello nazionale, e chi amministra i territori. Manca, perché per troppe volte, molte volte, i nostri eroi, perché chi fa l'amministratore locale è un eroe, viene lasciato solo. Immagino gli assessori ai servizi sociali, che oggi lo Stato manda pochissimi fondi, e questi fanno dei sacrifici importantissimi a mantenere alti i servizi che poi incidono nella quotidianità dei più deboli. Immagino alle infrastrutture, un sindaco di un comune, un assessore di un comune, un consigliere di un comune, per mantenere la quotidiana amministrazione sulle infrastrutture, beh, deve inventarsi veramente i draghi. E quindi sentivo questi amici che mi spronavano, ma non avevo lo stimolo giusto. Ho avuto delle proposte che ho ascoltato, ringraziato, ma non ho deciso di accettare. Poi incontro Cadeno attraverso Laura e il mio amico Guido, e vi dico che mi ha colpito una cosa di Cadeno. Intanto la sua voglia di lavorare H24, intanto il suo attaccamento a quello che fa, al territorio. Mi ha colpito una frase che lui ha detto: a me piace amministrare, perché quando sei all'opposizione è talmente tanto semplice scagliarti contro tutto e tutti che poi alla fine fa gioco per qualche consenso in più. Amministrare un comune, la provincia, la regione, e andare in Parlamento e fare le cose che incidono sulla vita reale delle persone è altra cosa. Ecco, questo è quello che mi ha colpito, perché io, se tra me, dicevo sempre, se dovessi tornare ad occuparmi di politica non è per candidarmi in qualche cosa, ma per cambiare il quartiere dove vivo. E questo lui ha un po' rimesso in gioco il mio orgoglio, il mio senso di appartenenza, di quella militanza che per 20 anni mi ha fatto uomo, perché io sono cresciuto con la politica. Per me la politica ha dato tanto, quella del territorio, quella dell'impegno quotidiano, quello dell'amministrare un bene comune. E poi mi piace perché, posso dirvi, è un leone, un combattente, è uno che ho avuto modo di seguire sui social, non sta mai fermo, è sempre a contatto con la gente, ma non con spot e propaganda, con cose concrete. E quindi ho deciso, richiamando un po' di amici, dicendo: guardate, forse ci rimettiamo in gioco, non mi rimetto, ci rimettiamo in gioco, perché la mia forza è sempre la squadra e lo sarà per sempre, io mi onoro solamente di rappresentarla, e ho deciso di iniziare questo percorso. Sono motivato, ho l'adrenalina giusta, mi sembra il primo giorno di scuola, ripartire dopo un anno e ripartire con un partito cosiddetto piccolo mi fa ancora più motivazione e più orgoglio, perché è la mia storia che lo dice. Io sono sempre partito nei partiti, tranne la mia prima esperienza, che provengo dall'Alleanza Nazionale, poi sono partito nelle liste civiche territoriali, nei partiti piccoli. Ho contribuito qualche anno fa alla costruzione di un partito che poi è diventato un partito importante a livello nazionale. Oggi ho la stessa, se non più, forza e caparbietà, perché sono convinto che questa sia la scelta giusta, perché scelgo l'uomo Cadeno, scelgo il progetto, scelgo una serie di amici, e scelgo persone come Laura, che quando l'ho vista all'opera impegnate in Parlamento hanno contribuito. E quindi questa è la motivazione più grande, spero di essere all'altezza, spero di poter portare il mio contributo, ma ripeto, ribadisco, lo faccio ripartendo proprio dall'aprire il circo, la sezione nel mio territorio, non guardando la Camera dei Deputati, che sicuramente è bella e per chi fa politica è il punto di arrivo. A me piace ripartire da dove sono partito qualche anno fa, con lo zainetto sulle spalle, contattando amministratori locali, interfacciandoci sulle problematiche reali, perché poi prima che arrivano a Roma in Parlamento ci impiegano dei giorni, se non dei mesi, se non degli anni. Ecco, molte volte i problemi ce li risolvevamo tra amministratori dello stesso territorio. Mi piace ripartire da qui, e penso che Sud Chiama Nord sia il progetto che ti faccia ripartire da qui, che ti faccia avere l'indipendenza di essere autorevole e di poter incidere sul proprio territorio. Questa è la mia idea, la mia motivazione, e metto tutto me stesso al servizio di Cadeno, ma non per servirmi
di Sud di Chiama Nord, ma per servire Sud di Chiama Nord, e spero di poter dare il mio e il nostro contributo. Grazie. Grazie a Francesco e benvenuto a Francesco Zicchieri, grazie anche ai colleghi della stampa e ovviamente grazie anche a Francesco Gallo ci ha consentito intanto non solo di essere presenti qui oggi come nostro rappresentante, ma di essere a disposizione di quelle forze politiche che comunque non hanno appunto una voce in Parlamento. Lo abbiamo fatto perché anche in passato abbiamo subito questa nostra assenza, e quindi è ovvio che non ci dimentichiamo le nostre origini e da dove siamo partiti, e questa è una nostra caratteristica che probabilmente ci distingue rispetto ad altri, quindi saremo sempre a disposizione di coloro che comunque hanno una necessità democratica di poter esprimere il loro pensiero e anche di dover organizzare una conferenza stampa nel luogo ovviamente più consono che è questo della Camera dei Deputati. Ringrazio anche Laura per il lavoro che sta facendo sul territorio da quando ha avuto l'investitura di portavoce del movimento. Sud Chiama Nord è una storia che ormai si conosce e che rappresenta realmente una forza civica territoriale, autonomista e federalista, e ha creato il caso Sicilia, perché non c'è in nessuna regione d'Italia una forza politica civica che è la prima forza in quella regione. Noi siamo nati con degli obiettivi ben precisi, la nostra esperienza anche di sturziani convinti e quindi di fare una scelta di territorio, di lavorare nei palazzi municipali, nei corpi intermedi, è proprio la testimonianza di cosa significa essere sturziani, con degli obiettivi ben precisi, non solo quello di arrivare alla presidenza della regione. Questo è un elemento che non abbiamo mai nascosto. L'anno scorso siamo arrivati secondi da soli, e attraverso questo percorso che abbiamo fatto palazzo municipale per palazzo municipale abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Prima forza politica, io arrivato secondo contro tutto il sistema, ma con anche un esercito di oltre 50 sindaci che oggi caratterizzano la nostra presenza in Sicilia, 8 deputati al Parlamento siciliano, 2 rappresentanti qui a Roma, oggi ci è rimasto magari il meglio che Francesco Gallo, dell'altro ovviamente non ne parliamo. Sono vicende che si consumano all'interno dei palazzi, noi puntiamo ad eleggere attraverso il popolo i nostri rappresentanti, c'è chi fa di mestiere mercante e chi ovviamente si mette sul mercato, ma questa è una storia che ha sempre caratterizzato purtroppo i palazzi. Rispetto ai nostri obiettivi, è ovvio che l'altro obiettivo che abbiamo, su cui lavoriamo, è riuscire a creare una rappresentanza al Parlamento nazionale, un gruppo che realmente sia l'espressione autentica dei territori. E quindi questo lavoro a doppio livello, in Sicilia per la presidenza della regione e sul resto invece per costruire regione per regione quella che è la rete di, e quindi la federazione di movimenti civici, di esperienze che provengono comunque da alte sensibilità politiche, ma fondamentalmente che sono caratterizzate da un'esperienza fatta sul territorio come quella di Francesco, cioè mettere assieme uomini e donne di buona volontà che intanto esistono e sono arrivati nei parlamenti perché hanno avuto la capacità di servire il proprio territorio, una caratteristica per noi fondamentale che ci distingue più per l'amministrazione rispetto a quella che è un po' l'arte della politica, spesso fino a se stessa, che non riesce poi a tradurre le proprie idee, le proprie posizioni in azioni amministrative, che ovviamente è un passaggio diverso. Io ho amministrato finora 5 enti territoriali, in questo momento sono anche sindaco di Taormina, a testimonianza che comunque al di là dei ruoli che abbiamo, oltre ad essere alla 4ª legislatura al Parlamento siciliano, cerchiamo di tenere il collegamento col territorio in ogni circostanza. Ci stiamo preparando per le elezioni europee, sì, il lavoro che stiamo facendo in queste settimane e che ci porterà all'Assemblea nazionale già fissata per il 2 e 3 di marzo, qui a Roma, che farà la sintesi
di tutte le sensibilità che si rivedono nel progetto nazionale di Sud chiama Nord. E questo rappresenterà un momento importante, come diceva Gianfrancesco Gallo, di sdoganamento organizzativo rispetto a una forza politica che è nata all'improvviso. Perché, ribadisco, Sud chiama Nord è stato costituito il 25 giugno 2022, quindi ancora siamo proprio nella fase iniziale dell'organizzazione e di conseguenza ha avuto la capacità per intuito rispetto anche a una scelta che abbiamo fatto in occasione delle elezioni politiche di raggiungere l'1% nazionale ed ovviamente questo già come massima espressione di un territorio come la Sicilia che ci ha visto crescere e che ci ha visto essere servitori di quel territorio. Quindi un progetto che punta anche nella costituzione dell'organizzazione al principio federalista. Noi puntiamo a costruire sui territori delle organizzazioni, dei comitati o aggregare realtà civiche che continuano a svolgere la propria attività e la propria linea politica secondo quelle che sono le rispettive sensibilità. Noi non occupiamo il territorio, noi non ci interessa da questo punto di vista colonizzare. Ogni territorio deve avere la capacità, in base a quelle che sono le sensibilità dei nostri rappresentanti, di fare le scelte politiche che ritiene più opportune. La buona amministrazione non ha colore politico per noi e il principio ciascuno comandi a casa propria lo abbiamo applicato. Non è stata una teoria, è stato proprio quello che si è sostanziato come idea di organizzazione, anche movimentista. Che significa una cosa molto semplice, non abbiamo pregiudizi di colore politico. Quando un sindaco è bravo, o è rosso, o è nero, o è bianco, è bravo, perché sa servire il suo territorio e non ci può essere un pregiudizio di colore politico che possa mettere in discussione ciò che è reale. Ecco qual è l'altro elemento sul quale ovviamente ci differenziamo. Per le europee stiamo lavorando a creare le condizioni per una alleanza che in questa fase ci metta anche al riparo di quelle che sono le forche caudine dello sbarramento del 4%. Ci sono dei ragionamenti in corso e naturalmente la nostra posizione che è marcatamente già espressione di un valore importante già in Sicilia e che comunque caratterizzerà questa organizzazione del movimento anche in altri territori che vanno ovviamente da tutte le regioni per le quali già ci sono stati contatti e soprattutto ci sono già delle trattative per ufficializzare le altre posizioni. Vedrete che da questo punto di vista quella che è stata una partenza importante dal nostro territorio si sostanzierà con un'organizzazione che rappresenterà tutte le regioni e che il 2 e 3 di marzo troverà ovviamente conclusione di questo percorso. Chiudo con quello che in ogni caso è già l'incarico che è stato definito per quanto riguarda Francesco Zicchieri, intanto sarà il commissario della Regione Lazio, dopodiché non mettiamo limite alla provvidenza. Prego. No, una gliela posso dare con certezza, che dalla torre già si è buttato Renzi, quindi per quanto mi riguarda nel momento in cui ha portato avanti la strategia della compravendita dei parlamentari, o compravendita politica ovviamente, e quindi ha preferito acquisire la nostra senatrice piuttosto che coltivare un progetto politico nel quale c'era anche la Moratti ed altri, dalla torre si è buttato lui, si è suicidato da solo, ecco, da questo punto di vista, quindi già uno è fuori di per sé. Ci sono dei ragionamenti in corso, sì, perché comunque come d'altronde altri fronti, per noi l'obiettivo è quello di trovare una scelta che sotto il profilo della posizione politica non ci comprometta. Noi siamo in questo momento marcatamente alternativi al centrodestra, soprattutto siciliano, per il quale
ho rifiutato allora la candidatura alla presidenza della regione, perché ovviamente sono cresciuto alternativo a certe logiche, e quindi è ovvio che queste logiche che caratterizzano l'azione politica del centrodestra in Sicilia non può che tenerci distinti e distanti. Questa posizione ovviamente è anche quella espressa in ambito nazionale, anche se, come ha chiarito già l'onorevole Francesco Gallo, non abbiamo pregiudizi ideologici, quindi quando ci sono dei provvedimenti buoni che provengono dal governo ovviamente li sosteniamo, quelli che non condividiamo naturalmente non li voteremo contrari, così è stata finora la nostra posizione. Prego. Guardi, io non ho avuto l'incontro con Berlusconi per mia scelta. Allora Gianfranco Micci che mi ha chiesto di farlo, anche perché c'erano dei sondaggi che davano il centrodestra in Sicilia, con me candidato alla presidenza della regione, in una forbice dal 65 al 70%. Ma guardate i risultati. Il buon Schifani prende il 40, io prendo il 26. Non eravamo lontani effettivamente, non l'ho voluto fare. Per una questione di coerenza, e d'altronde la mia esperienza mi porta oggi ad affermare che la tua incidi nei palazzi in cui entri se ci entri con le mani libere, diversamente diventa la brutta fotocopia di ciò che c'è stato. Io ho sempre fatto così, dove ho fatto il sindaco l'ho fatto con le mani libere, perché ci sono arrivato da solo, senza alleanze. L'esperienza di Messina è eclatante, vinco nel 2018 contro tutti, rivince la linea politica di Sud Chiama Nord con il sindaco Basile contro tutti, quindi questo è un elemento ovviamente che caratterizza la nostra storia e quindi anche la nostra coerenza. Ecco, non ci svendiamo per quello che è la poltrona, anche se quella principale, preferiamo arrivarci con certe caratteristiche. Esatto, ricorda bene Francesco Gallo che quell'esperienza già era stata rappresentata al fallimento del progetto Lombardo, che poi cambiò anche le maggioranze in corso d'opera, perché ovviamente non era arrivato con certe caratteristiche, prescindendo diciamo dal personaggio. Prego. Sì, buongiorno, Antonio Atte, ADN Cronos. Lei ha detto noi siamo marcatamente alternativi al centrodestra, quello siciliano soprattutto. Sempre rimanendo sulla Sicilia, volevo chiederle se c'è in prospettiva l'idea di creare una specie di polo, campo progressista, chiamiamolo come ci pare, con PD, Movimento 5 Stelle, appunto Sud Chiama Nord. Assolutamente sì, c'è, ovviamente già le discussioni sono in atto, si sta lavorando a un'area alternativa a questo centrodestra, che ovviamente non è il classico centrosinistra, ma un orizzonte ancora più ampio, che è fatto comunque da posizioni politiche che si sono distinte per la loro coerenza rispetto a quello che richiamo del centrodestra. Quindi questo assolutamente sì, ma naturalmente questo non riguarderà solo la Sicilia, sarà un ragionamento molto più ampio, perché in Sicilia noi siamo il punto di equilibrio o disequilibrio, dipende da quale lato si guardi, dei 18 collegi uninominali che caratterizzano la Sicilia, 12 Camera e 6 Senato. Di questi 18, due li abbiamo conquistati noi, come Sud Chiama Nord, uno Camera e uno Senato, e uno 5 Stelle. 15 centrodestra, 2 5 Stelle, io ricordavo uno. Cosa significa questo? Che non essendo noi stati in coalizione, la nostra presa di posizione in coalizione farà saltare il banco anche per quanto riguarda Camera e Senato. Ecco perché ovviamente la preoccupazione di certi ambienti del centrodestra si fa sentire anche con messaggi, perché questo quadro che c'è in Sicilia effettivamente rischia di saltare irreversibilmente. Va bene, grazie allora tante e alla prossima, grazie.